Nuova edizione del nostro videogiornale. Bentornati, queste le principali notizie di oggi. Tese sul Brent, tocca la ruota mentre era in scia, caduta fatale dalla bici da corsa per un pensionato, vittima un 78enne di Cusinati, morto alcune ore dopo il ricovero all'ospedale di Treviso a causa del trauma alla testa riportato cadendo a terra. Il nome è Alberto Baggio, appassionato cicloturista, dopo aver urtato la bicicletta che lo precedeva, ha perso l'equilibrio sbattendo a terra il capo e perdendo i sensi. Montecchio Precalcino, moto contro furgone in manovra, l'urto violentissimo, 32enne soccorso in codice rosso. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto alle 14:20 di ieri in via Roma, a finire in ospedale con codice di massima urgenza un giovane residente in paese a causa dei politraumatismi riportati nell'urto con una Renault nella caduta sull'asfalto. Relative buone notizie sono arrivate dall'ospedale San Bortolo. Il centauro è grave ma non corre pericolo di vita. Montebello Vicentino, BMW divorata dalle fiamme in corsia d'emergenza sulla A4, salvi due occupanti. Dell'auto è rimasto solo un ammasso di lamiere incandescenti intorno alle 20:40 di ieri. I pompieri giunti nel tratto tra i caselli di Montebello e Soave hanno spento il rogo dopo che le fiamme hanno distrutto completamente la vettura lasciata poco prima da due uomini fuggiti dall'abitacolo. Un cortocircuito interno ha innescato l'incendio. Montorso, infortunio sul lavoro in zona industriale, ustioni per un dipendente di una ditta locale. L'allarme lanciato stamattina poco prima delle 8 dalla zona industriale è stato in parte ridimensionato dopo il ricovero al pronto soccorso ad Arzignano. L'operaio vittima di ustioni multiple se la caverà con una prognosi di alcuni giorni dopo essere venuto in contatto con materiale rovente nel corso del processo di lavorazione della ghisa. Valdagno non frena in tempo, in discesa, sbatte su un palo della luce, morto un 38enne in bici a perdere la vita, un operaio di origini ghanesi che stava compiendo un giro in mountain bike, era partito da Cornedo dove viveva con la moglie per salire dalle colline valdagnesi. Proprio durante una discesa affrontata a velocità troppo elevata ha perso il controllo della bici schiantandosi mortalmente. Montecchio Maggiore, Alpini, giardinieri in Villa Cordellina, siglato il patto tra le penne nere e il comune. La sezione locale di Altececcato aveva proposto il proprio operato a titolo gratuito in modo da risparmiare fondi pubblici per lo sfalcio e la manutenzione. L'amministrazione ha ratificato l'accordo predisponendo una convenzione per 5 anni. Gli Alpini Castellani hanno voluto dedicare questo impegno sociale a Remo Schiavo, illustre concittadino scomparso nel 2015. Cornedo Vicentino, cinema sotto le stelle, l'arte è proiettata, 4 serate tra cinema e arte, tutto pronto per la proiezione di 4 serate di cinema all'aperto in piazza Aldo Moro a Cornedo Vicentino, dove verranno proiettate 4 diverse pellicole a tema artistico. Siamo alle previsioni meteo. Da mercoledì 15 a venerdì 17 luglio il tempo sulla nostra provincia vedrà prevalentemente un'alternanza di nuvole e rasserenamenti con una maggiore presenza di nubi sui monti, sereno o poco nuvoloso nel fine settimana. Torre Belvicino, premio Save the Brand a Fonte Margherita per aver valorizzato e rilanciato il marchio. Il premio della testata foodcommunity.it va ad aziende e imprenditori del food and beverage che hanno meglio valorizzato e sviluppato il proprio brand in termini di strategia, sostenibilità e comunicazione. La Fonte con sede a Torre Belvicino è stata scelta per avere promosso le bottiglie in vetro, a rendere l'acqua in cartone riciclabile, le bibite analcoliche fatte con l'acqua delle piccole Dolomiti. Schio, il cinema made in Schio cerca fondi. Sul piatto il film Bigoli Bang ambientato in città. La pellicola, denominata e prodotta con il contributo di tanti vicentini di Schio e dintorni, sarà proiettata al Pasubio nel prossimo gennaio 2021. Per completare il film però servono 25.000 euro per i costi di post-produzione. La raccolta di contributi avviene tramite una piattaforma di crowdfunding direttamente su internet.
Pagina dell'Eco Nazionale, condannato a 24 anni di carcere, o se noi sì, aveva sequestrato una scolaresca mentre guidava un autobus, condannato quindi a 24 anni di carcere il 47enne che nel marzo dell'anno scorso a San Donato Milanese dirottò e incendiò un autobus con a bordo una scolaresca di 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella, tutti messi in salvo dai carabinieri. Tragedia in Puglia, tre ragazzi muoiono investiti da un furgone, erano su una bici elettrica, il 17enne, 18enne e 19enne viaggiavano a bordo di una bici elettrica, sono stati investiti da un furgone. Autostrade, c'è l'accordo, niente revoca, fuori Benetton entra il CDP. A un anno e 11 mesi di distanza dal crollo del Ponte Morandi pare esserci la svolta. Al termine di un CDM infuocato, durato circa 6 ore, Aspi ha accettato le condizioni imposte dall'esecutivo. I Benetton si preparano a fare un passo indietro. Sport, Atalanta, macchina da gol, la Dea ne fa 6 al Brescia in attesa di Inter e Lazio, si gode il secondo posto, ormai non ci sono più aggettivi per esaltare le gesta della Dea contro il Brescia per l'anticipo della 33esima giornata di A, ennesimo show dell'Atalanta, 6 a 2, il secondo posto in classifica in attesa di Udinese, Lazio e Spal Inter. Per il momento è veramente tutto, grazie dell'attenzione.